Buongiorno bella gente, bentornati nel mio canale. Ragazze e ragazzi, dall'ultimo trattamento che ho fatto, il bagno di olio, guardate che bei capelli che ce l'ho, giuro su Cali che sono 6 giorni che non lavo i capelli. Guardate. Guardate che belli. Guardate che belli ancora, guardate qua. La luce non è il massimo perché non ho portato la lampada. Sono davvero molto molto belli, però direi che è ora di lavarli perché 6 giorni veramente mi sento una barbona. Comunque, vado a preparare la maschera che voglio applicare sui capelli. Li lavo, prima li lavo e poi dopo vi faccio vedere la maschera e tutto il resto. E vi faccio vedere la cosa più importante, il styling che ho fatto l'altra volta. Credo che il styling che ho fatto e mi ha dato questo bel risultato, se il riccio è molto più piccolo, più definito, che ha aiutato tantissimo anche al mantenimento dei ricci, anche se l'olio ha fatto la sua parte, e il bagno di olio. Dietro, vabbè, ovviamente sono secchi, però guardate i ricci che ci sono. Vedete il styling fine video. A dopo. Eccoci, cominciamo con la preparazione del nostro infuso che aiuta la crescita dei capelli e un fortissimo anticaduta per i capelli. Adesso con questa stagione a me personalmente mi cadono abbastanza, quindi combatto con questo trattamento naturale super efficace, quello di far bollire dell'acqua e mettere semplicemente del rosmarino e chiodi di garofano. E lo potete applicare così come sono sul cuoio capelluto e o aggiungere dell'aceto di mela, quello che faccio io, che aiuta sia a purificare il cuoio capelluto, sia a aumentare la crescita dei capelli e combattere la caduta, perché questi tre ingredienti insieme, anzi quattro, l'acqua, il rosmarino e chiodi di garofano e l'aceto di mela sono veramente fortissimi come fortificanti per i capelli. Come sapete, nei miei trattamenti aggiungo sempre, sempre, sempre l'aceto di mela, sempre. Più lo aggiungo ad altri ingredienti, sia l'uso sia come il siero per il styling, nei trattamenti, nelle maschere, dopo il lavaggio lo uso spesso. Comunque vado a fare questa maschera idratante. Come voi sapete, io ogni settimana faccio un trattamento ai capelli. Oh sì, sempre. Allora, questa maschera, sapendo che ho trovato un avocado che non avevo visto in fondo nel frigor, che oramai sta andando, non è che sta andando, è andato, e quindi per non buttarlo via andiamo ad applicarlo sui capelli. Dunque, ho messo l'avocado. Olio di oliva, olio di argan e ci ho aggiunto qualche cucchiaio di questo infuso e l'olio di ricino che è fantastico per i capelli crespi. Questa maschera è una maschera anticrespo per capelli ricci perché aiuta nella definizione, fortificante e anticaduta e iperidratante. Quindi ho lavato i capelli, vado ad applicare questa maschera meravigliosa. Il bagno di olio che ho fatto la settimana scorsa ho fatto apposta a non lavarlo con il shampoo perché volevo che mi mantiene i capelli oliosi perché faccio un trattamento fortificante per quasi una settimana e per cui mi aiuta tantissimo a combattere l'umidità che c'è questi giorni. Dopo che ho applicato la maschera, lascio a riposo il tempo che si può. Eccoci, sono passati 4 ore più o meno. Questo è l'infuso che ho preparato prima a base di chiodi di garofano e rosmarino. Li aggiungo un bel po' di aceto di mela perché così quando lavo i capelli, finito di lavarli, all'ultimo passaggio li applico quasi mezza bottiglia sui capelli. Come vedete, ho lavato i capelli, mi sa che ho dimenticato il passaggio dove li applico l'infuso. Però fa niente. E adesso vado ad applicare il mio Crazy Color per dare un tocco di colore ai miei capelli, il passaggio che faccio quasi sempre. Il Crazy Color ci sono vari modi per applicarlo. Se vi interessa, vi lascio il link del video sopra o basta che entrate sul mio canale e vedete comunque i vari metodi per utilizzare il Crazy Color.
Adesso andiamo con il nostro styling. Separo i capelli, questa volta ho abbastanza tempo, quindi lo prendo con calma. Cercherò di velocizzare il video perché sennò veramente è troppo. Anzi, guarda, ho messo troppo. Deve essere proprio una goccia. Uso l'Ola Cosmetic, per chi mi segue sa che io uso, sto usando ultimamente questa crema, la uso più che altro per l'inverno, vi dico la verità, perché combatte tanto la umidità e mi dà una definizione, non impesantisce i miei capelli, e li lascia abbastanza liberi e lascia il riccio definito. Ha un costo di 15,50 euro, però dura un bel po' perché, come sapete, adesso arriva l'inverno, i capelli si laviamo una volta alla settimana, massimo due, non di più, quindi questo balsamo vi dura un bel po', mi dura più di 3 mesi, molto più di 3 mesi, perché comunque metto pochissimo. È l'unico trattamento, l'unica crema che io applico dalla punta alla radice, o dalla radice alla punta. Le altre creme sempre le applico da metà capelli perché impesantiscono troppo e mi fanno perdere il volume. Invece l'Ola Cosmetic non fa perdere assolutamente il volume. Adesso vado ciocca per ciocca, rullo tutti i capelli. Dopo che ho rullato tutti i capelli, adesso vado a fermarli un po', strizzandoli. Non è che strizzando, affermando il riccio, perché adesso arriva il secondo passaggio. È quello di pettinarli con il flexi brush, perdona. E che di solito io usavo un pettine con i denti larghi, invece questa qua è la seconda volta che ho provato a pettinarli dopo o a separarli con il flexi brush, che davvero mi sta dando una soddisfazione enorme, enorme. Infatti sto cercando un altro pettine che ho visto su TikTok per i capelli ricci. La prossima volta, se riesco, se lo trovo, voglio provare anche un'altra tecnica o un altro modo. Per il momento sono veramente molto soddisfatta con questa tecnica qua. Dopo che ho pettinato, come vedete, proprio separate abbastanza bene, anche se il riccio si vede come fosse, non è definito, ma è molto definito. Adesso vado a usare la mia vasellina, la scaldo bene, 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 così si scioglie, e vado ad applicarla solamente sulle punta.
strizzando, perché così la vasellina, quello che fa, praticamente mantiene i capelli idratati o mantiene la idratazione fissa nei capelli. Infatti, dopo qualche giorno, anche se la radice si sfarriccia nelle punte, rimane questo qua grazie alla vasellina. Adesso ho separato i capelli e vado ad asciugarli col phon perché fa un po' freschino. Eccomi, ho asciugato i capelli, mi sono truccata perché ero inguardabile. Vado a separarli. Comunque il volume ce l'ho sempre al secondo giorno. Al primo giorno quasi mai. Se voglio un volume grande devo mettere meno idratazione. Voilà! Guardate gente. Guardate i ricci, aspetta che illumino, che qua sotto. Guardate quanto sono piccoli. Usando queste due tecniche con i due pettini, questa è la seconda volta che la uso. Un'idea che mi è venuta un po' così. Mi dà un risultato favoloso. Guardate, riesco a prenderlo. Ma che roba! Comunque, il secondo giorno, domani faccio la foto e la pubblico su Instagram. Bella gente, se vi è piaciuto questo video, se vi piacciono i miei video, mi raccomando, lasciatemi un like, iscrivetevi al canale, attivando la campanellina così vi arriva tutta la novità. Ciao e alla prossima e buona domenica a tutti. Ciao a tutti.